tutti i problemi del caso. E prima ci si convince che a Roma lo straordinario, la straordinarietà sarà l'ordinarietà, e prima si riuscirà a leggere quello che avviene. Noi non molliamo neanche di un millimetro, andiamo avanti, e infatti oggi avete già i nuovi vertici dell'ATAC, che è l'azienda dei trasporti. Presidente, però molto erroneo, sto giunto anche che è passato, anche molti dirigenti che sono ancora in sezione di Roma, lei ha parlato di un errore, di interpretazione della norma, con una parte del suo personale, è quel comune che noi abbiamo imparato a conoscere in tutti questi mesi, in tutti questi anni, è il comune che è stato travolto in Mafia Capitale. Ora io non conosco il dirigente dell'avvocatura, però tenete presente che Roma è una città piena di insidie e trabocchetti, e noi non siamo immuni dalle insidie e dai trabocchetti, noi sappiamo solo di essere le persone che saranno in grado di far ripartire quel comune, perché ad ogni insidia e trabocchetto ci potremo rialzare, perché abbiamo le mani pulite e soprattutto abbiamo le professionalità per far ripartire quel comune, per governare Roma e per risolvere i problemi di quel comune. Questo noi lo stiamo facendo, e ci vuole semplicemente compattezza e vicinanza alla giunta, al sindaco, e ringraziamo anche Marcello Minelli, ringraziamo Galla Raineri per il lavoro che hanno fatto, sono le professionalità che ringraziamo assolutamente. Lei è l'unico dei vertici del Movimento 5 Stelle che ha dimesso pubblicamente il generale, invece è Grillo di Battista, ognuno, io ho avuto l'occasione ieri di dichiarare, ma qui non si tratta di difendere Virginia Raggi, guardate che tutto quello che io sto sentendo in queste ore sulla giunta Raggi, retroscena, quella è roba da fantapolitica, non andate dietro a quella roba da fantapolitica. Noi abbiamo un sindaco a Roma del Movimento 5 Stelle che sta governando la città, e quel sindaco del Movimento 5 Stelle, insieme alla sua giunta e insieme al Consiglio Comunale, hanno la nostra fiducia, punto. Non è che c'è un retroscena dietro ad ogni cosa che voi state leggendo in questi giorni. Io abbandonerei questa idea che ci sono complotti, retroscena e sotterfugi. Qui gli unici che ci vogliono fare la pelle sono quelli che si sono magnati Roma negli ultimi 15 anni e adesso stanno provando a farci cadere in tutti i modi, ma non ci riusciranno. Stanno ancora nel comune di Roma? Sicuramente frattaglie di Mafia Capitale continuano ad esistere nel comune di Roma. Non credo che la magistratura, i carabinieri con le proprie inchieste siano riusciti a raggiungere tutto, anche io, ma questo lo dico non conoscendo un caso particolare, però vedo che ogni tanto poi i carabinieri arrestano qualcun altro. Quindi io spero soltanto che ci sia la consapevolezza dei cittadini italiani che questa è un'impresa ardua e noi la vogliamo portare avanti come Movimento 5 Stelle, perché siamo gli unici che possono riuscire in questa impresa. Fateci di qualcosa, per cortesia al tavolo, per cortesia. Allora, noi stasera raccogliamo fondi per le popolazioni, per i nostri concittadini del centro Italia colpiti dal terremoto. Lo facciamo con una matriciana solidale qui a Pomigliano d'Arco, ci sono artisti, volontari, tanti gruppi anche del movimento fuori dalla provincia di Napoli che sono qui, stanno dando la mano e mangiando un piatto di pasta come quello che vedete qui, riusciranno a finanziare la ricostruzione di Amatrice ma anche di tutti gli altri comuni. Quindi con questo piatto di pasta noi raccoglieremo fondi. Questi fondi saranno versati sul fondo di Roma Capitale attivato dal sindaco Raggi, che si chiama Adotta Amatrice, e poi l'impegno che prendiamo con i cittadini italiani è l'istituzione di un gruppo di supporto e controllo del Movimento 5 Stelle alla ricostruzione. Noi faremo le pulci soldo per soldo a quello che spenderanno Errani e tutti gli altri loro amici, perché noi non ci fidiamo di questo governo e non ci fidiamo di Vasco Errani, che è una persona che fa politica dal 1983 e che ha già amministrato il terremoto dell'Emilia, e ricordo che c'è un'inchiesta su quel terremoto che vede le infiltrazioni dell''Ndrangheta. Quindi il nostro impegno è doppio: aiutare le popolazioni e controllare come si spenderanno i soldi. Grazie a tutti.
Ok, fate avanzare chi vuole la matriciana, dai. Una domanda per la sette. Quello che sta accadendo a Roma non rischia anche di trasmettere un'immagine del movimento da dove va, succede la rivoluzione, però anche in termini non costruttivi, cioè di gente che si diventa, che non si riesce ad andare avanti. Allora, dove amministra il Movimento 5 Stelle? Dove amministra il Movimento 5 Stelle saltano i vecchi equilibri. Quando saltano i vecchi equilibri, quando fai saltare i vecchi gruppi di potere, ti fanno la guerra. Prima ce ne convinciamo, prima ne usciamo da questa storia. Perché tutti pensano che questi siano caos, questi sono ostacoli ed è solo l'inizio di quello che vivremo nella città più complicata d'Italia, che è la capitale, che ha vissuto lo scandalo di Mafia Capitale e che ha vissuto una serie di gestioni politiche, di ere politiche che l'hanno massacrata. Quindi mettetevelo in testa, questo non è caos, è l'inizio del cambiamento. Se vuoi cambiare Roma, devi convincerti che ti faranno la guerra e non ti faranno respirare. Lo stesso capiterebbe con il governo, quindi dove va il 5 Stelle il terremoto? Okay. Dove va il 5 Stelle saltano quelli che vogliono mangiare a scapito delle tasse dei cittadini italiani. Noi facciamo questo, applichiamo la legge e per questo Berlusconi mi definisce cattivo, per questo D'Alema si preoccupa e vuole cambiare l'Italia come vota no alla riforma costituzionale. Questo è il panorama politico, un panorama politico terrorizzato dal Movimento 5 Stelle che in questi giorni poi sta marciando ipocritamente su quello che sta succedendo a Roma, ma noi siamo più forti e avremo la capacità di rilanciare la capitale. Scusa, rispetto alle cose che dicevo ieri, c'è la battuta da domani avrete consigliato da avere i nuovi nomi. Sì, oggi avete il nuovo AD dell'Atac. Oggi avete il nuovo AD dell'Atac. Poi nei prossimi giorni, come ha detto il sindaco Raggi, lavoreranno alla composizione dell'assessorato al bilancio, il capo di gabinetto e dell'amministratore unico di AMA. Ma perché io prima ho sentito, perché ha voluto prendere in esame in maniera particolare la questione del capo di gabinetto? In che senso? Nel senso che prima ho sentito che parlavate quasi solo di questo, no? Prima quando? C'è stato all'inizio di questa conversazione. Certo. Che il problema principe è stato il capo. No, non il problema principe, la sindaco Raggi ha spiegato chiaramente qual è la situazione sul capo di gabinetto, ha avuto un parere dell'ANAC e ha agito di conseguenza. Peccato. Su questa riunione prevista, mi chiedo conferma su questa riunione vostra, se fosse il direttorio a Roma, il fatto che Grillo pare che non voglia nessuna riunione. Non c'è nessuna riunione in programma, non esiste nessuna riunione in programma. Messaggio abilitante? Venite qui, no, ma guardate, il messaggio al Movimento 5 Stelle è: stiamo andando avanti e facendo quello che avevamo detto. Cambiare le cose a Roma. Quando inizi la strada del cambiamento, le cose sono difficili. Prima ci abituiamo a questo, prima capiremo che cosa significa cambiare veramente le cose. Grazie a tutti, facciamo tre foto. Mi fai vedere che lo mangio però. No, io non la mangio, la servo. Fate passare la gente, vai. Allora, fate passare qualcuno che poi la mangia. Adesso lo serviamo alla signora, guarda. Grazie. Ecco a te, grazie mille, ciao. Chi altro? Prego.